penso sempre alla gnocca. Diciamo gnocca perché che butta i denti così pensa che sia una roba da maià. Dio. Un piatti in umido. Oh. Allora, sono qua per parlarvi di una cosa che capita un po' a tutti quanti. Tutti quanti, cioè, non sei. È una roba in cui non te che scappi. O meglio, se la te scappa, non te che scappi. Cioè, può dire essere ricchi, poveri, brutti, bei, ma se te scappa la cacca, sei cagato. Cioè, nel senso. Non so se vi è mai capitato, magari che ti senti lì, no? Tranquillo, no? Tipo adesso ti senti a vedere un concerto, a un certo punto ti senti. Vacca boia, ti dici, sai, non sto qua mai, ti passa improvviso. Boia, cale cagotto anni 70 con le sfranze. Saffetto, anche in quei momenti lì non ti vedi il futuro, vedi. Non so, vi è mai capitato? Sì o no, vi è mai capitato? No, perché, cioè, prova a pensare, magari, che ne so, ti si dovrò sposarti. La tensione, una roba l'altra, ti bevi un prosecchino, no? Se devo sposarti, ti arrivi davanti al prete, buongiorno, buongiorno, vuoi tu cosa sposare qui presente cosa? No, padre, vado a cagare, cioè. Come te la cavi tu lì? O magari, che ne so, sito uno che ha una passione fosse su. Sono sul canotto, hai pioppia, peschiera, no? Mi metto maschera, boccaglio, bombole, sono sul fondale che guardo le alghe. Ti sarà l'ossigeno. Ma no, mal di pancia, sudorini, in acqua i sudorini. Sarà una scoreggina della moli. Cioè, non ti vedi il futuro, magari, che ne so. Le donne, è inutile che ridiche, capita anche alle donne. La donna che magari la va da intimissimi a prendersi un perimeso. Buongiorno, volevo un perimeso, pronti, che quello. Ti capita nella cabina spogliatoia. Te vai fuori, scusa, è difettato. Saffetto, dai. Anche non ti vedi futuro, invece. Veramente non ti vedi futuro. Cioè, grazie dell'effetto sonoro. Ringraziamo lei. Comunque, gli è brutti momenti, magari, che ne so, ti si devono andare in ferie, quindi 15 agosto, 2:30 del pomeriggio, passante de Mestre, quel de una volta, coa. Mo, 15 chilometri di coa, diese de trio, ti si lì, caldo bisso, arriva qui della protezione civile, totò, prego, una bottiglietta d'acqua fresca, sì, guarda, che voleva proprio. 20 secondi. Ecco, anni 70, che macchine davanti, macchine di drio a destra, a sinistra, e ti siedi col mal di pancia, con i sudorini, toc toc, la troupe della Rai che fa il servizio. È tanto che è in coda, ma che cazzo! Cioè, cosa fai tu? Anche in quei momenti lì non ti vedi futuro. Ad esempio, dopo ho visto anche una pubblicità, non so se avevi presente, la Marcuzzi, quella gnocca ISO 9001 della Marcuzzi, la fa la pubblicità dello yogurt al bifido sativo fatali. Vabbè. Qua, prendi questo yogurt qua, non caghi per 15 giorni, ti rimborsiamo. Ti dà lo yogurt e se non te la fai entro 15 giorni ti rimborsa. Mi vuoi vedere chi è andato al supermercato dopo 15 giorni con la maschettina dello yogurt? Buongiorno. Niente, con questo verso. Ho anche la mutanda sgommata, se vuole vedere come prova. Ma c'è che non la fa dopo 15 giorni. Se non te la fai dopo 15 giorni ti diventi come il Gabibbo. Ma no, grosso, rosso come il Gabibbo. Ma comunque, insomma, in quei momenti lì dove non ti vedi futuro, dove ti, quel momento lì, l'unico tuo desiderio è che Lele non vea più sul palco,
L'unico tuo desiderio è il water. In quei momenti lì poter averte Belen Rodriguez nuda. Nuda. E ti dice, vuoi Belen Rodriguez o vuoi il water? È il water.